Questo gioco racconta la vera storia di un uomo che percorreva una strada di notte buia ed è stato inseguito da persone che non conosceva, delle sorta di demoni. Sembra proprio che racconti una storia reale. Prima di iniziare lasciate like. Ok, come vedete sono qui in questa macchina. Devo stare attento perché qui è pieno di gente strana. Sembra, raga, che questo gioco racconti davvero la storia reale. Aiuto, questo sarà anche un casino, anche perché poi la guida di questo gioco è molto realistica. Peraltro scrivetemi se vorreste vedere... Piano! Non so dove devo andare avanti... Vabbè, prendiamo questa strada, non importa. Dicevo, scrivetemi se volete vedere due video al giorno. Qui, a destra, facendo a destra adesso, troverò subito probabilmente una sorta di fabbrica, mi pare, se non mi ricordo male. Perché ci avevo già giocato un pochino, era molto bello, quindi ho deciso di portarlo. Guardiamoci sempre nel finestrino. Noi possiamo chiudere i fari quando vogliamo. Tipo così... Ok, vedete? Molto bello. Possiamo anche, se ci si sporca il vetro e non vediamo più cosa che succederà, possiamo appunto accendere questi cosi che tolgono lo sporco. Non mi ricordo come si chiamano, scusate. Vabbè, avete capito comunque, no? E, fra poco tecnicamente dovrebbero arrivare i tizi e io ho paura, porca puzzarda. Ah, una cosa, scrivetemi se... Io qua già rompo la macchina prima che arrivino. Scrivetemi se volete vedere delle live comunque su questo gioco. Sarebbe molto bello, non solo su questo gioco, anche su altri giochi. Sarebbe bello secondo me provare a fare delle live. Però bisogna vedere, bisogna organizzare meglio. Scrivetemi se le vorreste. Comunque qui, da qui, i tizi arrivano. Siete pronti? Guardate. Guardate. Eccoli qua. La macchina dietro non è il tizio di Glovo che consegna il cibo. Magari fosse lui, magari, e invece no. Questo tizio qua, che non è solo un tizio ma è un branco di tizi molto cattivi, beh, questi tizi qua vogliono prendermi, letteralmente mi vogliono far fuori. E si dice proprio che questa persona abbia vissuto una cosa reale, cioè che abbia vissuto davvero questa cosa. Infatti guardate, questa macchina cerca di buttarvi fuori dalla strada. Infatti bisogna stare attenti. Oh, ci picchia, ci picchia. È riuscita a farmi sbandare. No, 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 no. Sono scesi i tizi. Raga, sono scesi i tizi. No, 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 vi prego. Vi prego, no, 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 no. Vai, 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 via, 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 via. Non importa, non importa. Non importa dove stiamo andando. Basta scappare da... No, raga. Cacchio, sono andato sul... No, qua ci muoio, raga, ci muoio. Vai, ti prego, non possono venire, scusate. Sono morto, ok, perché probabilmente ero impantanato, quindi. Come vedete, a volte si vede meglio con i fari spenti. E ho anche provato ad alzarvi la luminosità. Se accendo i fari non si vede molto davanti. La fabbrica è di nuovo qua. E purtroppo i tizi saranno di nuovo qua. Scappiamo, veloci. Ok, perfetto, porca puzzarda. Allora, ripeto, secondo me a volte è anche meglio chiudere i fari, cioè... A volte, vedete, si vede secondo me un pochettino meglio, no? E quindi non capisco sempre, ecco, con i fari accesi però si vedono sicuramente meglio i segni, che peraltro vi indicano bene la strada, no? Cioè, tipo qua si vede effettivamente che c'è la strada, no? Tutte le curve, e poi ci sono tipo i segni che vi indicano se ci sono i dossi, le robe strane, tipo tutte le cose che... E soprattutto i fari dietro ci indicano che la macchina è proprio dietro e che sta cercando pure di mettersi davanti perché sta cercando di frenarci, no? Mannaggia. Allora, sapete cosa faccio? Ma... Però si devono spostare perché mi sta già facendo innervosire questa cosa. Scusate, ma con questi tizi io perdo la pazienza. Signori! Porca vacca, dovete spostarvi! Allora, sta iniziando ad essere molto difficoltà. Porca miseria, guardate, io vi spingo ad... Ah, ma poi voi potete farmi sbandare. Io non posso far sbandare voi, ovviamente, no? Ovviamente. Ma guarda, a me non interessa. Noi continuiamo così per tutto il viaggio. A me non interessa, raga. Guarda, probabilmente sei buggato. Cacchio. Non... Ciao. L'ho superato, l'ho superato. Ok, 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 bene, 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 bene. Porca vacca, fermo. Vai, 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 via, 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 via. Io non ci posso credere, non ci posso credere. Guardate che brutti tizi. Guardate che avete visto. Sono quelli tizi che si sono stati avvistati
da quel signore lì. Porca puzzarda, non voglio nemmeno immaginarmi che situazione abbia vissuto. Peraltro, nessuno che parla della pericolosità della cosa in questo momento, cioè del fatto che noi stiamo viaggiando tipo con i 60 km orari su una strada dove è possibile sbattersi e morire, cioè insomma, sbattere la faccia e morirci. No, 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 vi prego. No, 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 non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo, no, vai, 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 vai. Raga, essendo andati noi fuori strada, sembra che li abbiamo momentaneamente seminati, ma loro purtroppo possono ritornare perché il signore non si è sbarazzato così, semplicemente, no? Purtroppo. Sto cercando anche di capire dove diavolo è la strada, perché guardate che sta diventando veramente complicato capire da che parte io debba andare. Eccoli, sono lì, porca vacca. No, 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 bisogna stare attenti, forse la strada è proprio qui. Vedete dove ci sono questi alberi? Vi prego, ditemi che questa è la strada. Ma a me non interessa proprio, raga. Io proprio vado avanti, non mi interessa niente. Zero, io me ne vado avanti. Ciao, ciao, belli. No, però loro mi stanno dietro. Cacchio, 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 cacchio. Qua conviene anche spegnere i fari, perché tanto ci sono loro che hanno i fari dietro che mi illuminano. E così almeno io vedo anche un pochino meglio. Ok? Vediamo se riusciamo a seminarli, perché sarebbe utile, cacchio. Qua ci sarà una curva. Eccolo. Ok, perfetto. Oddio, 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 oddio. Ho paura. Porca vacca. No, 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 no. Porca vacca. Porca vacca. Togliti l'albero. Siamo di nuovo fuori strada, ma non importa, perché ok. Dove caspita bisogna andare? Qua non vedo più niente. Ok, magari non nelle pozze d'acqua sarebbe l'ideale, però li abbiamo di nuovo seminati. Adesso la strada corretta sarà da questa parte. Vai, vai veloce. No, non ti impantanare, ti prego. No, no, non ti impantanare, non ti impantanare. No, 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 ti prego, non ti prego. Vai, 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 vai. Caccio, 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 caccio. Vai, 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 vai. Sei la best macchina. Sei la best macchina del mondo. Sì, perfetto. Vai, scappa, scappa, scappa. Dobbiamo salvare il signore, dobbiamo salvare il signore. Porca puzzarda. Cacchio, sta dietro di me. Allora, sapete cosa? Io non... No, 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 non li faccio. Partiamo almeno. La macchina sembra intera, no? Tanto questa macchina sembra indistruttibile, quindi va bene. Finché non si muore, va bene così. Via, 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 vai, 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 vai. Li abbiamo seminati, forse. Raga, no, 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 sono dietro di me. Di nuovo, no, questo è un incubo, raga. Questo è un incubo, questo è un dannato incubo. Poi non ho visto nemmeno il segnale, non capisco. Non ho visto il segnale. Porca vacca. Sono morto. Ok, la terza volta che ci proviamo. Questa è l'ultima, se non ci riusciamo mi arrendo. Comunque, questo gioco in realtà continua, soprattutto nelle sue ultime versioni. Praticamente ci sono dei posti in cui continua tantissimo, raga. Cioè proprio ci sono proprio dei livelli molto particolari. Ok, non so se sto andando bene. Anche perché poi qua ci sono i tizi, non vorrei... Non so se ho fatto la scelta giusta, quella di prendere... È che avevo visto quella segnaletica, ho detto devo andare a sinistra. Accidenti. Veloce, 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 che qua i tizi ci stanno per... capitemi. Proprio... Vabbè, no, non so fischiare. Ora so fischiare. Aiuto! Raga, questa cosa è veramente inquietante, porca puzzata. No, 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 vai, 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 vai avanti, vieni, vieni. I tizi non ci possono prendere, raga, non questa volta. Cioè, non ho capito se questo gioco ha una fine, cioè tipo un posto dove finalmente si arriva e... non lo so, l'unica opzione è tipo scoprirlo ma da soli. Ma vi spostate, per favore, spostatevi, cacchio. Niente, non va. Non li sopporto, raga, io non li sopporto proprio sti tizi. Ma perché si mettono davanti a me? Cioè proprio il fatto che si mettono davanti a me e che non mi fanno andare mi danno un fastidio che voi non avete idea. Cioè, possono farmi fuori, volendo. Ma non mettetevi davanti... Ecco, questo è quello che vi meritate, brutti schifosi che non si... Avrei detto di peggio, Schifosi è la cosa minore che posso dire in questo momento. Porca puzzarda. Comunque. Io ripeto, a volte magari è meglio spegnere le luci. A volte è meglio accenderle, no, non capisco. Comunque, raga, non vi dico la pericolosità di questa cosa. Soprattutto immaginatevi questa cosa in una vita reale. Cioè, viaggiare a 100 km orari in mezzo ad una sorta di bosco è la cosa più fuori di testa che si può fare. Non fatela nel... A parte che non credo che qualcuno che mi guardi possa farla, però nel dubbio nessuno lo faccia. Porca puzzarda. No, 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 vi prego, sposta. Bene, perfetto. Sta... No, raga, mi stanno... Smettetela di tamponarmi. Smettetela, ma... Allora, ok, va bene. Sono calmo. Sono ancora dietro di me, sti...
Guardate, sto per insultarli. Raga, cioè io mi arrabbio per il gioco. No, ma che cacchio? Mi arrabbio per tipo la macchina che si mette davanti. Oh, niente, niente. Siete contenti? Siete contenti? Eh? Mi avete rovinato quello che doveva essere il video. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ok, perfetto. Se qualcuno mi sentisse, probabilmente direbbe che sono pazzo. Però, cioè, nel senso, perché non sta guardando il mio video. Cos'è? Lì davanti c'è la strada. Porca vacca, pericoloso, pericolo. No, guardate che brutti comunque, raga. Cioè, ora che mi fermo, guardateli che brutti che sono. Ora, hanno fatto una brutta fine come me. Ma questo non è importante, perché vai, 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 macchina. Vai, 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 vai. Mi sono impantanato. E sono qua. Mio Dio, guardate che brutti. Porca puzzarda. Non lo so, scrivetemi se volete vedere altri episodi su questo gioco e li porterò sicuramente perché è molto bello. Seguitemi.